Grazie Presidente. Oggi siamo qui a parlare di una questione fondamentale, perché parliamo della protezione della salute degli italiani. E questa mozione unitaria del centrodestra che abbiamo presentato è proprio per richiamare l'attenzione di tutto il Parlamento, di tutti i gruppi politici, sulla malattia stagionale che ci apprestiamo a vivere, cioè quella legata al virus dell'influenza. E allora io credo che sia un bel esempio di buona politica, quella che vede il Parlamento unirsi su temi fondamentali come questo, legato alla protezione della salute. E proprio per questo mi compiaccio del fatto che tutti i gruppi abbiano voluto dare il proprio contributo e vivano questa questione come una questione centrale e fondamentale, aderendo appieno a quello che è un dettato costituzionale sancito dall'articolo 32, cioè il fatto che la salute pubblica è un diritto fondamentale di ogni cittadino e è qualcosa che riguarda tutta la collettività e che insieme deve essere garantita sempre e comunque anche la libera scelta. Proprio sul tema dell'influenza noi crediamo che sia fondamentale educare, ampliare una cultura della vaccinazione e una cultura vaccinale, perché certamente l'influenza è un problema. Ce lo dicono i dati, ce lo dice Influet, che è il sistema di sorveglianza per quanto riguarda gli aspetti epidemiologici e anche virologici legati all'influenza. Proprio Influet ci dice che 7 milioni di italiani hanno avuto una problematica correlata alla sindrome influenzale. Ci dice che ogni anno il 9% della popolazione in Italia ha l'influenza. Ci dice oltretutto, e questa è la cosa da sottolineare e da segnalare, che tra i 10 motivi principali proprio per quanto riguarda la mortalità c'è l'influenza. E quindi è una questione da non sottovalutare. È vero che in molti casi la sindrome influenzale si risolve in 5-10 giorni, ma in altre, nelle categorie più fragili, invece può portare al termine della propria vita. 40.000 sono persone in Europa che ogni anno muoiono di influenza e i costi che ci sono, sanitari ma anche economici, sono notevoli. Pensate che sono oltre 10 miliardi i costi che vengono ad essere assorbiti in Italia e sono la maggior parte a carico delle famiglie. Più dell'80% della spesa di quei 10,7 miliardi sono in capo alle famiglie italiane e soltanto un 20% è in capo allo Stato. Quindi parliamo di una sindrome che ha un costo per quanto riguarda la salute, quindi sanitario, ma anche un costo economico notevole. E su questo gli interventi che ci sono stati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sono chiari, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha proposto un piano di prevenzione vaccinale che centrava due obiettivi. Da una parte un obiettivo minimo, quello di poter avere una copertura vaccinale per le categorie più fragili, quindi gli ultra 65 anni, ma anche coloro i quali sono immunodepressi, oppure le donne in gravidanza, quindi un obiettivo minimo del 75%, un obiettivo massimo del 95%. Beh, l'Italia è ben lontana da questi obiettivi. Purtroppo in Italia le categorie a rischio arrivano ad una copertura vaccinale intorno al 57%, ovviamente con una divergenza che noi leggiamo nella nostra Italia e quindi nelle diverse regioni, quindi con una caduta sotto il 50%, in alcuni casi invece si tocca il 60%, ma in questo quindi ovviamente non si riconosce il diritto alla salute in ogni parte d'Italia. E poi, per quanto riguarda la popolazione generale, si sfiora il 15,3%. E dobbiamo in qui sottolineare quanto in questi 10 anni, invece che aumentare e quindi avere una migliore protezione della salute in termini di protezione dall'influenza, abbiamo avuto purtroppo un peggioramento. Quindi si è scesi inesorabilmente di 4 punti percentuali. E allora su tutto questo noi abbiamo voluto impegnare il governo a proporre i maggiori sforzi per garantire la più ampia vaccinazione
nel rispetto del dettato costituzionale e della libera scelta. E allora qual è la strada da seguire? Beh, il solco, quello da intraprendere, è quello di poter promuovere sempre di più una cultura vaccinale, educare attraverso l'informazione. Quello che ancora è ben lontano da essere attuato attraverso il Piano Nazionale della Prevenzione sull'Influenza Nazionale che propone la nostra Italia e dovrebbe promuovere il Ministero della Salute in maniera più capillare e più sinergica. Bisogna coinvolgere tutti, bisogna coinvolgere i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le associazioni dei familiari, le farmacie di comunità, bisogna coinvolgere tutti gli operatori sanitari, i sistemi di istruzione, le scuole, perché in Italia ciò che deve essere spiegato deve essere svolto attraverso una informazione, e un'informazione che sia quella più vicina alle famiglie, sia nell'educare e quindi nel promuovere la cultura vaccinale, ma anche poi nell'offrire le vaccinazioni in maniera gratuita il più ampio possibile. Per questo abbiamo promosso comunque una gratuità che abbassasse l'età e quindi che arrivasse ai sessantenni, anche con l'auspicio che questo, che è un diritto alla salute, possa vedere una gratuità per tutti. Perché se vogliamo promuovere una cultura della vaccinazione, certamente la dobbiamo sostenere anche con un aspetto economico legato alla gratuità. E poi l'organizzazione di come far arrivare questi vaccini alle persone. Qui dobbiamo lavorare certamente di più, quindi il coinvolgimento pieno certamente dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei medici specialisti ospedalieri, dei medici competenti, ma anche delle farmacie di comunità, anche di quelle farmacie di servizio che sono già state previste e che devono poter essere messe nella condizione, certo laddove ci sono degli spazi adeguati, certo proponendo le giuste professionalità come i medici, anche con il supporto di infermieri e di personale qualificato, ma le farmacie di comunità sono quello strumento che permette di arrivare in ogni parte d'Italia, anche in quei comuni rurali più lontani in cui spesso i presidi di prevenzione non sono presenti. E allora su questo ci dispiace vedere che c'è una diversa visione, un diverso approccio. Ci dispiace perché crediamo che le farmacie di comunità siano un bene prezioso della nostra Italia, che in questo periodo di pandemia e di Covid abbiano svolto un servizio fondamentale di protezione della salute, di promozione della salute e di vicinanza ai cittadini. E allora ci spiace vedere che su questo, invece proprio su questo, ci si divide come governo, ci si divide un po' con le forze di maggioranza, e invece noi come centrodestra rimaniamo uniti nel credere che sono un bene prezioso che deve essere promosso e che deve essere quindi aiutato e riconosciuto a svolgere quello che in molti casi già svolge in termini di protezione della salute e che deve essere quindi contemplato come un bene prezioso. È per questo che includiamo tutti i luoghi e tutte le competenze professionali che partecipano in Italia alla protezione della salute. Ci dispiace perché questo crediamo che sia un non riconoscimento del servizio che svolgono tutti gli operatori, quindi compresi i farmacisti e le farmacie, quindi di comunità. Ci dispiace perché crediamo che a perderne siano i cittadini. Una salute che è troppo distante, sappiamo e abbiamo visto in epoca di pandemia, che è una salute che non riesce a raggiungere gli obiettivi dovuti. Noi siamo troppo indietro rispetto a quella medicina territoriale che deve essere proposta in Italia, siamo troppo indietro rispetto anche all'Unione Europea. Lo stesso Ministro della Salute ha osservato come noi a fatica abbiamo raggiunto il 6%, ma l'obiettivo sia quello di raggiungere il 10% in termini di sviluppo e di radicamento di una medicina territoriale. Ebbene, la medicina territoriale, il senso più pieno, ce l'ha un'equipe multidisciplinare e una serie di contesti di protezione della salute che possano promuoverla.
E allora per questo speriamo che il Parlamento possa ripensarci, speriamo che le migliori anime qui possano riflettere bene su questo voto. Ovviamente richiederemo il voto per parti separate, perché riteniamo che sia fondamentale questo aspetto. E poi vado a chiudere nei pochi minuti, ma ovviamente richiediamo anche un sistema di monitoraggio più puntuale, anche utilizzando quello che già c'è, cioè proprio il sistema Influnet, potendolo arricchire di quella sorveglianza legata anche al Covid, perché in questa stagione noi stiamo affrontando e affronteremo, come ci dice anche il Ministero della Salute, una compresenza di influenza e di Covid, e quindi ancora più importante è la vaccinazione per fare una diagnosi differenziale. Quindi un sistema di monitoraggio che possa essere più capillare, più puntuale, che possa aiutare la ricerca dando maggiori fondi, perché nell'individuazione di vaccini sempre migliori abbiamo la necessità di questo, di una ricerca che possa essere approfondita e capillare come oggi in Italia ancora non è. Quindi grazie per l'attenzione e speriamo che possa essere votata favorevolmente tutta la nostra mozione. Grazie onorevole Bellucci, onorevole Sgarbi, prego.